Siuri, buongiorno, ci è caputo? Non ci è caputo? E bei pochi giorni che sto passo lo in uova puliva faccia bri, ma c'era punto allora, c'era punto. Nemmeno viaggi non saremmo fatto, vi ci affitta stu bello appartamento, tre camere, accessorio di salotto, o primo vi che spalla rinascendo, ma a prima notte busso un giovanotto, dicendomi scusate c'è caputo, io gli risposo come ti permetti, importunar due sposi a prima notte, che sto so così pazzi, mamma del primo, e poco manda a sorte si c'è caputo no. Faccia pure io che faccio, e fu l'inizio in un fernetto fatto, che l'indomani che mi alzai dal letto, sentetti bussa forte forte a porta, mi vesto e vado subito ad aprire, né, mi trovo annanzi una signora incinta, che mi domanda anch'essa, c'è caputo? Al che risposi molto arrabbiato, facitemi un favore, voi proprio in questo stato la vista va a sapere senza che ho domandato, e boh, durante viaggio nozze si c'è caputo no. Signor, a voi c'è caputo certamente, dopo tre mesi si spiega fu fatto. Prima di noi in questo appartamento c'era il dottor Caputo e tutto quanto venivano a passare a visitare. Ecco perché chiedevano Caputo, ma finalmente non mi arrabbio più. Ormai tutta la gente l'ha capito, e non domanda più se c'è caputo. Sanno perfettamente questa grande verità, che qui non c'è caputo, caputo qui non c'è. Bleh!